Ok, allora io a sorpresa è un onore per me, sono due persone che diciamo gli voglio bene, sono due grandi artisti. Dimmi. Aspetta. Mi Vabbè, sono. no, è bello, però viene questa voce dall'altro mondo, Sì. poi uno si preoccupa, salute Rossi. Vivo è sempre un'emozione, è sempre bello. Però sentire degli strumenti e delle persone naturalmente che conosco, ma sentire questo tipo di strumento, insomma, no, volevo solo dire bellissimo, li ringrazio molto, grazie veramente. E ecco, a voi, ve li fa scoprire Paolo. Allora, ti rimetto sotto. È più fatica mettere sotto e mettere sopra che. Allora, è un onore per me perché dopo, quando parliamo, magari parlano più loro perché c'è un ritorno di voce e magari delle domande. Sì. Allora, loro sono un gruppo abbastanza conosciuto a Roma. Vabbè, non gliela faccio. Sono i Trendeville. E chi qua? I Trendeville. Ludovica Valori. Ludovica Valori e Paolo Camerini. Wow! Aspetta, mi scordo sempre di togliere. Adesso sì, Eccoci, vai. ora possiamo. Ora potete. Grazie Paolo di questo invito graditissimo. Ciao, ciao a tutti, siamo qui in casa. Mettiamo subito le mani avanti. A proposito di mani, noi viviamo insieme da più di 10 anni, quindi quello che ci dovevamo contagiare è già stato fatto, per cui rispettiamo tutte le norme, stiamo dentro casa, viviamo insieme, quindi il nostro suonare insieme è del tutto legittimo, così non vi preoccupate. L'avete l'autocertificazione per dire queste cose? Sì, per passare dalla cucina alla camera da letto, effettivamente è importante. Allora mi dicono il papillon, no, non ce l'ho oggi il papillon, cioè, siete asintomatici? No, non si sa, nessuno è asintomatico quando non te lo scoprono. Vedo che Fabio Merlino vi ha riconosciuto Simonetta Ramacciani, dai, Sandra Aureli, che dicevi prima, non mi ricordo. E allora io lascerei. Guarda, a voi perché avete anche delle date, no, che sono state annullate e noi artisti siamo abituati a dare adesso le date di quelle annullate. Tipo dal 24 al 27 mi troverete, mi avreste trovato. Ma dite voi, guarda, io mi taccio, mi nascondo. Guarda, a marzo avremmo dovuto fare delle date bellissime dai nostri amici di Zazie nel Métro e anche allo splendido Mercato Trieste nella rassegna Ugo Forno Folk Fest organizzata da Fabrizio Forno, che salutiamo se ci sta guardando. E quindi ecco, sono state rimandate a data da destinarsi e poi oggi una chicca in anteprima per voi. Ci è saltata anche la nostra data del Lussemburgo che avrebbe dovuto essere a giugno e siccome lì fanno le cose per tempo. Ce l'hanno detto oggi, hanno detto guardate, non ci sperate, non si fa. Il tour delle date fantasma abbiamo, praticamente. E quindi che dirti? Ne avremo una il 29 maggio, non lo sappiamo ancora se la potremo fare, io sono un po' scettica al riguardo e chi lo sa, questa la lasciamo un po' nella suspense che piace tanto a noi gente di spettacolo, no Paolo? No, scusa se sono riemerso non so da dove, riemergo dal blu, ogni tanto è blu e riemergo dal blu, tipo un mare, sono un pesce anche questo. No, diciamo che ti salutano Mario, voi vedete chi vi saluta, vabbè, poi magari Sì, discuterete Mario dopo. Caneschi, che è in Ah, Lussemburgo, giusto vedete, appunto. appunto, vedi. Mario, ti dobbiamo dare questa notizia, non possiamo venire. Ah, è lui Ma del lo sa. Lussemburgo. È uno dei nostri amici del Lussemburgo, Mario Caneschi, ma vedo anche Fabio Merlino, Simonetta, insomma, tanti Sì, cari Gina amici. Romano. Maria Capone, Donatella, chi era qui? Mi sono perso tutto. Anche Andrea li saluta, Donatella Mascarino vi salutano. Grazie, Veramente grazie. persone. Grazie Vabbè, io ti saluto, Paolo. mi rimmergo come esperta. Vado vicino a Roma. Ci siamo? Te ne sei andato? Senza neanche fare una domanda? Sei scomparso nel È nulla. scomparso, ragazzi. Vabbè, stava bevendo, lo Allora. vediamo. No, eccomi. Allora, ti devo fare delle domande, no? Io No, non so direi. se volevi farci suonare subito, poi parliamo e poi noi siamo a disposizione. Ecco, dato che non Come possiamo volete. uscire, ci tocca stare qua Guarda, per potete fare forza. un pezzo subito per riscaldare un po' Dai. l'ambiente, perché vi reclamano e poi riemergerò da questo. Certo.
Allora sì, facciamo subito un pezzo. Ecco, questo era un pezzo che parlava di un po' della problematica di noi che viviamo a Roma e che molto spesso quando ci alziamo la mattina già sappiamo tutte le trafile che dovremo affrontare, tutto il casino, il raccordo anulare, quindi già ci erode parecchio. E adesso ecco, è un pezzo che assume un altro significato perché ci fa pensare un po' che ci è venuta la nostalgia persino del grande raccordo anulare col traffico, delle file no. Perché le file ci tocca farle lo stesso, cioè a chi esce tocca farle lo stesso, e quindi insomma, però ecco, ci fa fatica anche stare a casa, e quindi adesso vi facciamo sentire questa nostra fatica. Mi fa fatica in certi giorni alzarmi con la certezza di nuovo danna sbatte nel muro di gomma nel solito pailamme dei impicci de bugie de teste matte. Povero sole che sorgi ogni mattino, a rischiarà sto mondo de scoppiati. So secoli che guardi sto teatrino, le storie e i ruoli non so mai cambiati. L'attimi corono la noia è una lumaca, lei è la sempre allerta, la verità è embriaca, i sogni non si contano, sono mille centinaia. Ma il cuore umano è debole, è come se muove sbaglia, ma il cuore umano è debole, è come se muove. Senza facce caso, a piedi scarsi sui cocci de bottiglia, però me fa saltare la mosca al naso, chi crea casini e poi se meraviglia. L'attimi corono, la noia è una lumaca, la iella è sempre allerta, la verità è embriaca, i sogni in un secondo non sono mille centinaia. Ma il cuore umano è debole, è come se muove sbaglia, ma il cuore umano è debole, è come se muove sbaglia, ma il cuore umano è debole, è come se muove. Paolo, riemergi! È finito il brano! Aspettate, sì, che faccio venire pure rosso sopra. Chi vai? Il cuore umano è debole, come se muove sbaglia. Che bellissimo! Rosso! Ci sei, Sergio? Io mi sono divertito, ho suonato, quindi insieme a ah, me. Vedi? Ah, l'hai suonato sotto così! Ciao Ken, amoretto!
Eccoci, Sandro Loredi. Allora, grazie, bellissima canzone, veramente ogni grazie. Volta pelle d'oca anche voi, ma d'altronde il tecnico industriale sceglie sempre il meglio, non per me, ma per la chat, per le persone. E io quello che è meglio per me è meglio per loro, cioè non mi ricordo quello che dico, intanto scusate, è come la cosa delle mascherine che non si capisce, no? Ci stanno le mascherine, quelle che tu ti proteggi ma infetti gli altri. Poi ci stanno quelle che te metti che ti infetti da solo perché sei asintomatico, perciò dicevo, avevo provato così. Ti autocontagi, certo. Esatto, poi sta quella che te metti che invece tu, non ho capito queste mascherine, sono tutti i tipi diversi di mascherine, se qualcuno poi mi lo vuole spiegare anche a me, cioè io lo so, l'ho creata, io sono anche un farmacologico, comunque vabbè. Bravissimi, vi dicono a Jessica da Capito, non vi conoscevo, brave pecca Jessica che non conoscevi, Gina Romano, bravi, Marco Tasselli, belli, bravi, Alessandro, mio fratello, dai, assomiglio a Vendola, mi dicono, ma come? Non niente, parlo pugliese, che faccio? Rosso, allora che facciamo? Ma siamo andati lunghi, vabbè, chi vuole dai. Allora facciamo, che vogliamo fare? Fate un altro pezzo voi, certo. E sì, andiamo con Rosso e ci salutiamo con i cinque, okay. Aspetta, che vado sotto, vado sopra, allora prima me ne vado io, te ne vai tu, poi se ne va Rosso e noi presentiamo il pezzo, facciamo così, auto organizziamoci in questo modo. Cioè, ho rimesso tutto, ma com'è? Hai rimesso tutti? Qua in regia c'è qualcuno che ha bevuto troppo, forse, Si scherza, ovviamente. Allora sì, se per voi va bene, noi facciamo un altro brano che è il nostro nuovo singolo, è uscito l'8 settembre, quindi non è più tanto nuovo, però è un brano che parla di storia, di resistenza e viene da un testo poetico scritto dalla nostra amica giornalista e scrittrice Annalisa Venditti. Noi la salutiamo parla della vicenda del famoso meteorologo Andrea Baroni, che era quello che non era Bernacca, quello con i baffi, diciamo, famosissimo, che per tanti anni ci diceva come sarebbe stato il tempo. E lui da giovane era stato un internato militare nei campi di concentramento tedeschi, subito dopo l'8 settembre era stato fatto prigioniero, ma riuscì a fuggire. Quindi questa è una, come dire, un inno alla libertà, a tutti coloro che desiderano la libertà, e noi la desideriamo più che mai in questo momento particolare. Quindi questa canzone si chiama Il Cavaliere delle Nuvole. Nuvole che piangono, nuvole che aspettano, nuvole che sanno qual è la verità. Nuvole che piangono, nuvole che aspettano, nuvole che sanno qual è la verità. Dal treno che va, alberi passeggeri malinconici, anime senza eternità. I pensieri si piegano, perdono continuità, ma giovani non piangono nei barattoli sporchi di questa guerra senza dignità. La libertà non morirà, sorridi amico, ce la faremo, tutto questo passerà, il cielo non ci lascerà con le sue regine spogliate di sogno e di libertà. Nuvole che piangono, nuvole che aspettano, nuvole che sanno qual è la verità. Nuvole che piangono, nuvole che aspettano, nuvole che sanno qual è la verità. Vedo il mio ritratto, dove mi porterà il destino, disegna senza colori, poi forse cancellerà, mentre il treno va oltre la linea ferma, solo il tempo di un sorriso, ma le nuvole sono là e chi le fermerà? Uno spazio indefinito tra mondo e realtà, un salto acrobatico, tu prendi il mio volo già, non ha senso il viaggio e il gabbiano lo sa. La 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 la. Volo al di là della corda, sotto il filo dell'orizzonte, segui mio amico, fratello mio, ce la faremo. Il varco è la libertà, è il profumo di una rosa che non muore, è una ragazza in bicicletta che paura della guerra non ha, col suo cestino di cose che servono a poco, il cuore grande con le scarpe rotte corre verso la libertà, oltre le bombe,
verso la libertà, oltre le bombe, dopo la città, ma le nuvole sono là e chi le fermerà? Uno spazio indefinito tra mondo e realtà, regine spogliate, fatte di sogno e di libertà, io le vedo. Ma le nuvole sono là e chi le fermerà? Uno spazio indefinito tra mondo e realtà, regine spogliate, fatte di sogno e di libertà, io le vedo. Questa era Il Cavaliere delle Nuvole. Tra l'altro potete trovare anche un videoclip di questo brano girato in un luogo particolare di Roma, che è il Belvedere, dedicato a Ugo Forno, nella ciclabile lungo l'Aniene. Ecco, appena potremo tornare ad andare in bicicletta andiamo a visitare questo luogo, perché appunto è il luogo dove perse la vita l'ultimo martire della resistenza romana, il dodicenne Ugo Forno. Quindi insomma abbiamo voluto unire un po' questi personaggi. Bravi, bravi come sempre, bravi, musica, parole, testi, tutto, testi, parole sono la stessa cosa, comunque grazie, sempre, no, dico sempre interessanti quello che dite, non mai lasciato niente al caso. Rosso Malpero, c'è un gatto dietro, yes. Che sembra un quadro. Bello, che meraviglia! Saetta, Saetta, bravi, bravi. Rita Romano dal Brasile, vi dice bravi, anche dal Brasile, dall'altro mondo. Oh, brigada! Brigada, grande! Brigada. E Alessandra Baffi vi fa tanti complimenti, arrivederci Roma presto, vi dice Mario Caneschi. E poi, vabbè, dicono di lasciare perdere il vino, ma io è serotonina, ragazzi, sono il dottore, poco, di stare a casa, un po' di vino, un po' di cioccolata. Scusa, cose... se ce levano pure quello, è finita, caro Paolo. Esatto. E allora io direi di preparare i cinque. Sergio, che... chiudiamo con te, Sergio. Se poi loro, non so, volete, non so che succede, ogni volta succede il disastro, tranne ieri, spettacolare, con Carlo Conti, che salutiamo. Sergio, chiudi tu. Ma io, per me va bene anche che suonano loro, io mi sto divertendo tantissimo, gli suono dietro praticamente, quindi va benissimo. Va bene, allora prepariamo i cinque, noi facciamo tutta una foto con i cinque, perché poi è il nostro modo, il cinque, numero magico, belli che siete, e wow, Lorenzo Mercao, grande! Belli! Lillo Messina dal Senegal, Lillo Messina, wow. Mi saluto dal Senegal. Senza la libertà, la salute è solo la gabbia in cui aspettare la fine di ciò che non si vivrà. Uno spazio indefinito. Grazie per la splendida canzone. Torneremo presto a cavalcare le nuvole. Assolutamente. Sì, Lillo Messina, ma Francesco Verdolino, applausi a Sandra Aurelia da Sao Paulo do Brasil. Ciao Marzia Bari, i cinque sono pronti. Non lo so, fate voi, Sergio. Vai. Ecco i cinque, eccoli. Belli, sì, arrivano i cinque come al solito. Ciao Martina, ciao Saetta, dice Saetta. Che facciamo? Sono io, se volete sono io il piffero. No, io sono anche musicista, oltre che tecnico industriale. Sono tuttologo, ma faccio di tutto proprio. Guarda, faccio pure i 10, guarda, 5, 10. Hai visto? Faccio i 10. Sergio. Visto che ci sono... Che senti? Mi si sente? Certo. Visto sì. Che loro domani non ci saranno, io ne approfitterei, no? Se a loro non va bene. E allora improvvisate qualcosa, un pezzo vostro, Rosso vi segue, se volete io prenderei cinque sopra di loro. Senti, ma che ne dici se facciamo un bella ciao così, Sergio, sicuramente certo, la possiamo fare insieme. Noi le facciamo in do minore. In do minore possiamo fare. Ciao a tutti, ragazzi, una mattina. Paolo Camerini. Mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, e una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Ho
partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore. E tutti quelli che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e tutti quelli che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Tanto Marini, a tutti, grazie, grazie, grazie a tutti, grazie a Paolo, grazie a Rosso, grazie a Sergio, grazie a tutti voi, Peppi, Lorenzo Villa, Gefa, a domani Gefa, Faccio Canetti, Sergio Aurelio, Silvio Merlino, Fabrizio Menghini, Valentino Mercanti, Alessandro Baffi. Mi raccomando, libertà, la libertà. Mi raccomando, adesso che potete vincere, tutti, a domani, bellissima settimana, ciao.